Bonjour mia family, sono qui con Gatto Denver. Gatto Denver? Gatto Denver, saluta i tuoi fan. Ah, bravo, bravo caro Denver. Oggi voi vedrete questo video l'8 gennaio, ma oggi il 7 gennaio, che cos'è che si fa il 7 gennaio? Si smonta l'albero di Natale. Il 7 dicembre, yeah, facciamo l'albero, yeah, e vai. Poi arriva il 7 gennaio, tipo, devo smontare l'albero, quindi no. Questa è la realtà. E l'albero oggi se ne va. Ho già tolto tutti i pacchettini e adesso vado a prendere uno per uno, specialmente le decorazioni, quelle in vetro. Quelle della Disney sono le più preziose, le adoro. Vado a selezionare i gingilli in vetro e li incarto per bene con cautela, in modo che non si rompano, perché quest'anno incredibilmente non ho rotto nemmeno un gingillo. Quindi sì, vabbè, io ho solita faccia da mi sono appena svegliata, ma chi se ne frega, filmo comunque, perché ormai con la mia family ho questo rapporto che non ci scandalizziamo più di niente. Gatto Denver, evita di mordere le luci, grazie, grazie, grazie. Vabbè, allora adesso vado in soffitta e vado a prelevare tutti gli scatoloni eccetera eccetera per poi mettere tutto a posto. Mi dispiace mettere via l'albero, sarei quasi tentata di lasciarlo tipo fino a marzo, sarebbe male come cosa. Almeno fa allegria, no? Non so, no, no, sinceramente non ha tanto senso. Nicole, datti una mossa. Vado e sì, prendo gli scatoloni e poi smantelliamo tutto quanto. Ok, ci siamo, sono stata in soffitta, ho preso tutti gli scatoloni. Tra l'altro mi fa ridere perché non riuscivo ad aprire il lucchetto. Sono stata lì tipo un quarto d'ora, il lucchetto della soffitta. Ho detto, boh, chiedo al vicino, cioè magari ho la chiave difettosa, che ne so. Arriva il vicino, 2 secondi, apre il lucchetto. Che figura, comunque, vabbè. E altra scatola, questi sono tutti, vabbè, avevo imballato tutto con gli Scottex, sinceramente. Continuo a riutilizzarli. Gatto Denver probabilmente sarà nello scatolone. Dove sei? Cosa fai? Gattino tutto bianco, un poco arancione. Ok, mettiamoci al lavoro, Denver. E con i Green Day in sottofondo siamo a buon punto. Ho già messo via tutte le decorazioni. Qui quelle in plastica, quelle che comunque non si rompono. Qui tutte quelle in vetro e le ho avvolte per bene nella carta, una per una. Quindi ci ho messo un po', ma almeno così so che non si rompono. Lì ci sono le luci, devo solo raccogliere ancora le luci. Caro Denver, qui c'è il puzzle, ragazzi, non fateci caso. Raccolgo le luci e metto via l'albero ed ho finito praticamente. Oh yeah! Ed è fatta! L'albero se n'è andato e il soggiorno mi sembra tanto 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 più grande. Sig, è più vuoto senza albero, ma andava fatto. Sono molto fiera di essere riuscita a farlo da sola, perché era pesantissimo e da portare su in soffitta non è stato per niente semplice. Ma ce l'ho fatta! Girl power! Adesso, allora, volevo sistemare un'unghia, che vi faccio anche vedere questa, che si è scheggiata praticamente. E volevo, per pranzo mangerò il sushi che ho avanzato da ieri. Solita cosa mia, cioè mangio sempre gli avanzi il giorno dopo di quello che ho cenato il giorno prima. E ci sono i macchi al salmone, poi i macchi al salmone fritti e qualche osomaki con salmone avocado e poi salmone Philadelphia, sempre osomaki. Ho soltanto una bustina di salsa di soia. Notare tra l'altro le ferite da albero, non so se si vedono, sì forse si vedono, notare le ferite da albero, perché mi pungo sempre con l'albero di Natale quando lo metto e quando lo smonto, è inevitabile. Comunque, altra cosa che devo fare adesso è svuotare la lavatrice e mettere tutto ad asciugare, perché ho fatto una lavatrice di maglie di lana, maglioni e roba di lana, quindi devo mettere tutto ad asciugare sulla vasca non in asciugatrice. Dopodiché appunto sistemiamo unghie e pranziamo. Alright, ho messo tutti i maglioni ad asciugare, sperando che riescano ad asciugarsi, perché li ho messi così vicini l'uno all'altro, ma avevo veramente tantissime tantissime cose da lavare. Nel frattempo ho rifatto anche il letto. Non ho stirato il copriletto, ma chi se ne frega, il letto è fatto. Ok ragazzi, è passato un po' da quando ho filmato, ma ho avuto ben 2 conference call super super importanti e sono molto molto felice dell'esito di queste 2 conference call. E quindi sono stata al telefono praticamente per 2 ore, ma avevo veramente tantissime cose da dire e dovevamo accordarci su un sacco di roba. E tra cui anche un viaggio in arrivo molto molto presto, quindi per un progetto che mi rende molto felice. Comunque oggi
Baby Today ho messo il maglioncino azzurro. E questo tra l'altro è stato uno dei miei autoregali per Natale, ma vi farò il video. E poi la mia nuova Chanelina colore Tiffany, stupenda. Ma adesso sto per uscire perché ho appuntamento tra poco per i piercing, finalmente. Quindi due da questa parte, uno da questa parte. Che cosa c'è, gatto Denver? Io adesso devo uscire e ti saluto, va bene? Ciao patatino mio. Ciao patatino mio, ciao. Ciao. Ok ragazzi, sono nello studio di piercing e ho appena compilato tutto quanto. Ho scelto gli anellini gioielli, sono molto molto contenta della mia scelta, sono tutti dorati, vi anticipo, e sto aspettando che arrivi il piercer. Nel frattempo stanno sterilizzando tutti gli aghi e le robe, insomma loro sanno come fanno, e ho chiesto e non credo mi faranno filmare, purtroppo, perché non fanno come policy, non fanno filmare all'interno mentre fanno i piercing e i tatuaggi eccetera, che posso capire. Quindi non credo potrò filmare il momento del piercing, purtroppo, ma provo a chiedere e vediamo. Comunque il prima, ragazzi, ho soltanto questo e poi vedremo il dopo. Adesso quello che andiamo a fare, andiamo a disinfettare la zona, ok? Ok. Dopodiché andremo a segnare con uno stuzzicadenti sterile e quello che si chiama violetto di genziana, che è un potentissimo inchiostro, ma è anche un antinfarto. Quindi non entra, non dà problemi, è biocompatibile, democompatibile, quindi anche se ti entra in circolazione non ti tatua la pelle. Ok. E quindi può essere una buona soluzione. Ok. Okay. Giusto per vedere dove viene il foro. Certo, certo. Ok. Tanto prima fa questo. Oddio, ho paura. Che scema. Per così poco. Vedremo i prossimi. Ero più coraggiosa quando ero piccola. Ragazzina, sì. Ero abbastanza normale quando davvero? Sì, quando si è piccoli o tipo molto, da teenager. Ma da teenager sei molto più scapestrata. Sì, spericolata, no? E dopo quando diventi un po' più grande hai sempre un po' più paura di quello che non conosci, no? È vero. E dato che non l'hai mai fatto, è normale avere un pochino di... No, perché ho sempre fatto solo con la pistola sui lati. Cioè, vabbè, ovvio, ero alle elementari, non esistevate neanche voi. Sì? Ma non so, io ho 24 anni che lo faccio, quindi ormai... Io li ho fatti tipo... Beh, non diciamo... Niente si vede, non si dice. Non diciamo. Non si dice, sennò si scopre l'età e non va assolutamente bene, no? Ok. Allora, adesso... a fare un po' di disegnetti. Li facciamo prima, proprio dove avevo io li farei già in questa zona, che comunque sono equidistanti, no? Okay. E quindi adesso quello che faccio è prendere la distanza di questo a questo e la riportiamo di là. Okay. Così almeno sono simmetrici. Ah, sento la mia amica. È arrivata. Sì, sì. Si stava preoccupando perché... Fammi vedere un attimo il viso. Ok, sì. No. Ci siamo. Ci siamo. Ragazzi, piercing fatti, non ci posso ancora credere, guardate che meraviglia. Non so quanto si veda, ma ho messo la veretta, poi una pallina dorata e poi c'è un anello, una pallina dorata e poi da questa parte anche un brillantino con anche questo dorato. Sono super super contenta e non mi ha lasciato vloggare mentre mi forava proprio, però è stato molto carino perché mi ha permesso di filmare prima il pre piercing, quindi mi ha fatto molto molto piacere. E in realtà mi sono vista con un'amica e siamo andate a bere un aperitivo adesso, però appunto non posso... Oh, mi sa che è arrivato il mio taxi per tornare a casa, ci vediamo tra un po'. Eccomi arrivata a casa, mio family, sono troppo felice. Gatto Denver! Ciao gattino rullo bianco. Sono troppo 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 felice perché, ragazzi, cioè... Sì, ce l'ho fatta. Allora, vi devo dire la verità, il primo... Vabbè, ovviamente sarà tutto gonfio, poi lo sapete che io ho una pelle sfigatissima e quindi
è subito rossissima, eccetera eccetera. Comunque vi devo dire la verità, allora, il primo foro non mi ha fatto quasi niente, il secondo da questa parte ha fatto un po' più male, e poi di nuovo da questa parte niente. Poi lui, il piercer, mi ha spiegato che tipo le endorfine fanno sì che dopo il primo foro praticamente tutte le endorfine vanno su quel foro lì, e quindi quando ne fai un altro, perché ti anestetizzano la parte appena forata, quindi quando vai a farne un altro lì vicino ti fa più male rispetto al primo, una roba del genere. E invece da questa parte stessa cosa, ho sentito meno male, strano. Comunque alla fine, tempo 5 minuti, li ho fatti tutti e tre, sono stata super super coraggiosa. La mia amica non è potuta entrare nello stanzino con me, quindi ho dovuto essere coraggiosa praticamente, e poi appunto siamo andate a bere un aperitivo. Mi ha fatto molto piacere rivederla, perché non riusciamo a vederci molto spesso, ma quando ci vediamo è sempre bellissimo chiacchierare con lei, e quindi spero anche di rivederla presto. Ma con i nostri orari è difficile combinare, però sì, mi ha fatto tanto tanto piacere, ripeto, non posso puntare la videocamera, specialmente quando magari un'amica non la vedo tipo da 3 mesi, e mi dispiace appunto puntare la videocamera o comunque chiedere, ma so che a lei non credo piaccia farsi filmare, però magari prossima volta chiedo, vediamo che cosa mi dice, ok? Io chiedo, poi vediamo. Comunque super super contenta per i piercing, ragazzi, io adesso esco nuovamente, ma anche oggi farò la misteriosa, scusatemi, perdonatemi, e non filmerò, non posso portare la videocamera, quindi non filmerò, ma comunque un bacio grande, spero vi sia piaciuto questo video, non mi soffermerò più, promesso, a parlare di haters e robe del genere, almeno per un po', perché ho capito che veramente non ne vale la pena, quindi da me. Gatto deve è sparito, so dove sia andato, probabilmente è andato nel mio studio, perché ultimamente non lo faccio più entrare, perché mi ha fatto la cacca sul divano, ragazzi, e non dico altro. Comunque questo è quanto per oggi, mia family, un bacio grandissimo, scusatemi se non filmo più in questa giornata, ma appunto niente, praticamente è sera, quindi esco e poi torno a casa, quindi questo è quanto, bacio grande, vi voglio bene, ciao.